Io per esempio rispetto a, magari ecco, questa occasione di qualche intervento che mi auguro ci possa essere, rispetto al programma ricchissimo che l'amministrazione ha messo in campo, i vari grandi artisti che possono anche essi per piacere o meno, Clementino, Arisa, eccetera, c'è una cosa che mi ha colpito, il flash che resterà impresso nella mia mente di questo periodo natalizio, e oltre naturalmente ai tanti eventi artistici, culturali che ci sono stati, ma nel chiostro francescano, quando c'è stata la famosa gara della pizza con la scarola, che è proprio l'emblema della tradizione foriana natalizia, che Forio con i suoi ingredienti tipici, il vino cotto, che poi il mostro cotto, dei pinoli, l'idea del libro, se vogliamo, è quella che un barman di Forio, Vito Elio, mi pare si chiami, ha elaborato un nuovo cocktail utilizzando alcuni ingredienti, chiaramente anche alcolici, però li ha miscelati con il nostro vino cotto. Questa secondo me è la tradizione, cioè la capacità di guardare avanti senza tradire se stessi. Questo è il punto. Per questo credo che alcuni personaggi del passato, così come alcuni angoli del paese che spesso vengono anche... già lo sono particolarmente, perché comunque ho evitato di fare una premessa, poi magari parlerete voi. Cioè, la premessa è questa, io naturalmente sono cimentato nella scrittura, ma il rapporto che c'è tra me e lo scrittore, lo dico sempre, anche in occasione della precedente libretto, è lo stesso che passa tra uno che canta sotto la doccia e Clementino. No, ma io infatti ho qualche domanda. Sì. Maestro, è caduto il... No, avevo qualche domanda, che prima di entrare nel merito, diciamo, sì, dei personaggi, cioè questa piazza, io vorrei tornare sul concetto in mezzo alla piazza, no? Prima di tornare su questo, io ti volevo chiedere qual è il tuo primo ricordo paesano, cioè se devi tornare indietro nell'infanzia, no? Qual è il primo ricordo? Perché sfogliando, leggendo il libro, io ho trovato anche persone che sono più piccole, ho conosciuto, ho incontrato, però c'è un momento che si cristallizza, no? Dentro di noi, in cui noi ricordiamo per i primi ricordi. Forio, per te, che cos'è il primo ricordo che hai avuto, che poi ovviamente ti ha portato, secondo me, anche ad avere intuizioni dopo, intendo dire, del passato, ti ricordi? Ti ringrazio per la domanda, perché spesso noi poniamo in antitesi due visioni, diciamo, contrapposte di cittadinanza, no? Cioè chi si ritiene cittadino del mondo, cosmopolita, eccetera, per cui dimentica spesso la terra che calpesta, e poi magari chi si chiude a riccio e non riesce a guardare oltre gli orizzonti, non so, in questo caso di Punta Caruso. Io credo, in questo spero di essere riuscito a trasmettere anche questa mia visione del mondo, e cioè che si diventa cittadini del mondo fuori l'uscio di casa, per cui i primi flash, i primi ricordi, i primi personaggi sono esattamente quelli di Vico Annunziata, via Sant'Antuno, a Forio, di La Fontana, e anche gli stessi personaggi, alcuni dei quali io provo a ricordare, come Mario Camillo, questo grande pasticcere, un maestro pasticcere, ancora oggi Forio secondo me vanta il primato, tra i tanti primati, il primato dei dolci più buoni. Non faccio pubblicità gratuita, ma lo dico veramente spassionatamente. E questo pasticcere Mario Calise, che aveva il suo laboratorio esattamente di fronte alla chiesa di San Sebastiano, per cui noi al mattino, la domenica mattina dopo la prima messa, all'epoca ce ne erano due, una alle 9, un'altra alle 10 di me, tra la prima e la seconda messa immancabilmente dovevamo, allora che la prima messa per noi la comunione era il profumo delle graffe, dei cornetti, e quindi quelli sono certamente i ricordi che conservo con maggiore affetto, nostalgia, intesa nel senso positivo del termine, insieme naturalmente a tanti altri, Franchina Guardia, per esempio, un altro grande personaggio di Forio, che è stato il comandante dei vigili urbani, Banda, che è uno
diciamo, dei capitoli che mi emozionano di più. E poi da lì, insomma, prova a dare lo sguardo, grazie anche forte, anche diciamo, perché più di essere uno scrittore, ripeto, non per falsa modestia, è la realtà. Mi considero soprattutto un lettore in questa avventura, diciamo, che poi nasce, come dicevo, sui social, su Facebook, e mi faccio naturalmente molto forte delle letture e dei punti di riferimento, diciamo, ideali che ho incontrato acquistando libri, approfondendo dei miei interessi che vanno su alcuni autori come Pierpaolo Pasolini, naturalmente, che è quasi un nome scontato, anche se forse più citato che letto e vissuto e praticato, ma anche altri come Marcello Veneziani, che magari di orientamenti o culturali diversi, Alain de Benoist, altro intellettuale di orientamenti politici diversi, ma se vogliamo stare nel campo molto tra virgolette progressista, un poeta come Franco Arminio, che ha coniato questo termine così bello che è la paesologia, cioè l'idea di partire dal piccolo senza inseguire, ecco, in questo secondo me Foglio dovrebbe lavorare molto, non dobbiamo inseguire altri modelli, dobbiamo restare fedeli a noi stessi. O per citare un altro grande sociologo che è stato anche deputato del Partito Democratico, Franco Cassano, il quale a sua volta ha elaborato una serie di teorie che si sintetizzano nell'espressione del pensiero meridiano, che è una, diciamo, un'autocritica che l'Occidente dovrebbe fare rispetto al suo al cosiddetto totalitarismo dello sviluppo, per cui tutto è economia, tutto è velocità, tutto è modernità. Molto spesso, diciamo, questo ci porta a inseguire modelli che non ci appartengono. Oltretutto, per una realtà turistica come la nostra, avere questa consapevolezza della fragilità non solo del paesaggio, ma anche della storia, del filo che ci lega alle altre generazioni, è secondo me essenziale, perché il turismo rischia il turismo uccide il turismo è autofagico, perché se noi rincuotiamo sempre il turismo e mercifichiamo tutto, io purtroppo non so, adesso mi viene in mente una delle polemiche che mi piace animare sulla stampa locale, eccetera, perché penso che il compito anche di chi scrive, di legge, non deve semplicemente essere mi piace, non mi piace. Mi è simpatico Stani, viva Stani, mi è antipatico, abbasso Stani, mi piace più Francesco, più Luciano, non è questo secondo me, cioè noi possiamo anche perdere le elezioni, però avere sempre lo spirito critico e autocritico. Quando noi, per esempio, un bene immateriale, non a caso riconosciuto ultimamente anche dalla Regione Campania, quale la Corsa dell'Angelo, noi la riduciamo a una merce da proporre alle agenzie di viaggio, per cui tutto in funzione dei turisti, dobbiamo spiegare tutto, dobbiamo accettare, diventa qualcosa di diverso rispetto al momento sacro che è stato pensato dai nostri predecessori. Quando posso fare un po' di confusione, mi vengono così a braccio queste idee. E quindi, dicevo, questi punti di riferimento, questi scrittori, Mario Soldati, per esempio, uno scrittore lontano dalla nostra generazione, però io ho scoperto che lui era un pittore dei paesaggi anche umani che incontrava. Ma in realtà proprio su Soldati ci sarebbe tantissimo, su tutti c'è da dire, ma Soldati era un regista, era uno scrittore, era un giornalista, sì. Aveva la capacità poi di... Poi era un amante del Toscano. E anche del vino, quindi sì. Sì, un grande amante del vino. Quindi diciamo che lui proprio è un po' il simbolo di una narrazione di storie, no? È un primo contastorie, se così vogliamo, anche in Italia in ripresa. Però passando, diciamo, quello che dici porta al concetto di lentezza.
ci porta un po' al principio dell'andare piano, del tornare ad osservare le cose con occhi attenti, cioè non farci, un po' come quando diciamo tu devi ascoltare, non devi sentire, devi ascoltare, no? E guardare, osservare. E torno quindi sulla lentezza, facciamo magari un passaggio su questo che secondo me è bello da affrontare, ma poi torno al tema di cui prima, della piazza. Perché te lo chiedo? Perché siamo usciti di casa nel primo ricordo, io ti seguo, questo è abbraccio, io ti seguo nel primo ricordo fuori l'uscio di casa e poi arriviamo in piazza, questa piazza di... Sì, la piazza di Foria, che cos'è?